quindi. Federico per me è rimasto nel cuore perché io l'ho visto proprio bambino, l'ho visto crescere, ero un ragazzo che aveva un grande talento ma anche un grande cuore. Federico ha lasciato il segno non solamente come tennista ma come persona nel nostro ambiente, era amato da tutti. Federico Luzzi, aretino, grande promessa del tennis, a soli 16 anni poteva già vantare un titolo europeo e un titolo mondiale nelle categorie Under 12 e Under 14. Una carriera brillante, stroncata nel pieno del suo sviluppo, Federico muore nel 2008 per una leucemia fulminante. È il cuore che parla e Federico era davvero un ragazzo eccezionale, bello, bravo, capace, un campione, cioè veramente aveva una vita infinita davanti e bellissima. La famiglia, in particolare mamma Paola e la sorella Francesca, riescono a trasformare questo grande dolore in un aiuto per i malati con l'AIL, sezione di Arezzo intitolata proprio a Federico. Abbiamo comprato tutto quello che è dentro il Day Hospital, il reparto di ematologia è stato acquistato da AIL Arezzo e passati 2 anni abbiamo deciso, visto che anche il Day Hospital era un attimino obsoleto, un po' cupo, un po' triste, lo abbiamo rifatto tutto nuovo con colori sgargianti, mobilio nuovo, abbiamo messo tutti i quadri alle pareti con dei paesaggi che possono dare un pochino di sollievo a chi passa la mattina lì dentro. In queste ore il comune di Arezzo ha deciso anche di intitolare una strada al tennista aretino. Siamo qui per ricordare Federico, Federico che non lascia perché rimane sempre vicino a tutti. Quello che rimane è una nostalgia infinita, un vuoto che si ingigantisce col tempo e quello non si sana. Però per me è stata un aiuto, una consolazione, un sostegno, una forza e poter fare tutto questo, poter dire Federico sei contento e pensare che se da qualche altrove lui vede e percepisce tutto questo amore e questi riconoscimenti, lui può dire siete stati bravi.